Ciao e bentornati sul mio canale YouTube, io sono Mattia. Io sono Federico. Oggi vediamo come imparare il muscle up all'anelli in 5 step. Ti ricordo che abbiamo già visto come imparare il muscle up alla sbarra, qua sopra comunque ti lascio il video, e ci sono alcune differenze fondamentali tra il farlo alla sbarra e agli anelli. Fede, dimmi quali differenze. Allora, sicuramente alla sbarra, come avevamo visto, è richiesta un'esplosività maggiore, quindi dovremmo avere delle high pull up, delle trazioni cercando di portare la sbarra sotto il petto prima di riuscire a effettuare un buon muscle up alla sbarra, anche perché la transizione lenta alla sbarra, che mi fa che la full grip ci vuole molta più mobilità alla sbarra per mantenere la full grip rispetto all'anello. All'anello invece risulta un movimento molto più tecnico, dove dobbiamo usare bene sempre la nostra impugnatura falsa e effettuare un movimento molto lentamente cercando di portare gli anelli alla spalla e poi salire. Ma adesso vedremo tutti gli step per riuscire a farlo in maniera corretta. Esatto, vediamo quindi quello che è il primo step, ovvero quali sono i prerequisiti per approcciare il muscle up agli anelli. Allora, prima di tutto partiremo da un lavoro a sbarra necessario, quindi fondamentale, dove abbiamo come requisito una decina di pull up, una decina di chin up, una decina di dip alle parallele e anche una decina di push up e sphinx per avere almeno proprio i requisiti base della preparazione fisica. Esatto, e piccola domanda per chi ci segue: quando parli di pull up e chin up, sono superando il mento o al petto? Cercheremo di arrivare sempre più su, però adesso come prerequisito ci basta superare con il mento. Ok, andiamo quindi a vedere quelli che sono i prerequisiti. Ti ricordo, se nel corso del video ti vengono dubbi o domande, metti in pausa e qua sotto puoi lasciare un commento, saremo veramente felici di risponderti. Perfetto, abbiamo visto questo primo step, Fed ce l'ha fatto vedere molto bene, mi raccomando, completa i prerequisiti che sono importantissimi. E adesso passiamo a quello che è il secondo step. Secondo step, dici Fede, qual è? Sarà il condizionamento, riuscire a condizionare la posizione, gli esercizi che ci porteranno poi da questa situazione di preparazione fisica generale al vero e proprio muscle up agli anelli. Ok, perfetto. Quindi a questo punto andiamo a vederlo? Andiamo a vedere gli esercizi. Ok, andiamo a vedere quelli che sono gli esercizi agli anelli. Perfetto, abbiamo visto quindi questa parte di condizionamento agli anelli, ora facciamo alcune precisazioni, Fede ci farà alcune precisazioni inerenti appunto agli anelli, vai Kai? Allora, intanto dobbiamo partire con il discorso della false grip, quindi dovremo impugnare in maniera abbondante l'anello cercando di chiudere completamente il polso, mantenere la flessione del polso a 90 gradi anche a braccio disteso quando scendiamo, quindi fondamentale il mantenimento della false grip, va rinforzata e inizialmente può dare anche un po' fastidio, va condizionata appunto piano piano attraverso gli allenamenti. Un'altra cosa importante è la tecnica del chin up, agli anelli si partirà con il braccio in questa posizione per poi cercare di portare gli anelli sempre più vicino alle spalle per ridurre poi il range di transizione per riuscire a salire. Stessa cosa nell'ultimo esercizio che abbiamo visto, nella discesa del bench dips alla tenuta Australian, dobbiamo riuscire a mantenere la false grip e non ci deve essere la fase di caduta e riavvicinamento all'anello, ma una volta che siamo scesi dobbiamo bloccare gli anelli al petto. Ok, perfetto, ti faccio una piccola domanda che potrebbe essere utile a chi ci guarda:
la differenza tra la presa normale, cioè il grip normale, e la false grip, qual è in sostanza, per essere abbastanza precisi? Beh, il reclutamento muscolare sicuramente è molto più abbondante a livello dell'avambraccio in false grip. Abbiamo, sentiamo molto la muscolatura dell'avambraccio, dei flessori del carpo lavorare, e questo ci darà una maggiore forza quando eseguiremo il muscolup agli anelli. In più, avendo già il polso al di sopra dell'anello, sarà più facile, dopo aver fatto la fase di trazione, passare alla fase di spinta, perché il polso è già sopra l'anello, diciamo, pronto a spingere. Ok, la false grip, se ricordo bene, l'abbiamo vista nel muscolup alla sbarra, che è mostrato come condizionale. Ok, quindi se vuoi capire come condizionare la false grip, ti rimando al video qua sopra che ti metto sul muscolup alla sbarra. Troverai lo step dove Fede ti mostra come condizionare la false grip. Ok, quindi vediamo ora il terzo step, ovvero il potenziamento dei prerequisiti agli anelli. Vai Fede. Vediamo semplicemente gli esercizi di prima, dei prerequisiti come i chin up e i dip, come vanno eseguiti sugli anelli. C'è una piccola modifica tecnica che abbiamo già visto negli esercizi sugli anelli bassi con i piedi in appoggio, e dobbiamo semplicemente applicarla sul corpo completamente sospeso agli anelli. Perfetto, quindi andiamo pure a vedere gli esercizi prerequisiti agli anelli. Perfetto, questi erano appunto gli esercizi che Fede voleva mostrarti, però andiamo a dare qualche taglio, qualche domanda che probabilmente ti sta parlando in testa. Vai Fede. Come avevamo visto prima nei bench dips con i piedi in appoggio, dall'appoggio piegavamo e facevamo i bench dips, stessa cosa all'anello, dovremmo partire con l'anello extra ruotato, quindi con i palmi delle mani girati in avanti, che impugnano l'anello, e dovremo leggermente girare gli anelli in interrotazione, sempre mantenendo la spalla in assetto da dip comunque, e piegare cercando di portare la spalla vicino all'anello. Quando stendiamo cercheremo di nuovo l'extra rotazione per arrivare all'appoggio bloccato con le braccia tese. Ok, e piccola domanda, c'è questa extra rotazione che vai a fare, a che cosa serve, perché la fai, che qual è il beneficio, diciamo, del... Ci serve per mandare bene in spinta l'anello e riuscire a completare la distensione delle braccia senza appoggiarci con la corda sul gomito. In ginnastica artistica sarebbe una penalità appoggiarsi con il gomito sulla corda andando a scaricare un po' il peso. Ok, siamo arrivati a quello che è il quarto step, ovvero la transizione a corpo sospeso. Adesso andiamo a vedere. Prima Fede ti spiego un attimo quello che dovremo fare. Allora, come avevamo visto nel tutorial del muscolup a sbarra, avevamo visto il Russian Dip, però con la partenza, con l'appoggio del gomito, la componente dell'avambraccio era appoggiata completamente alla parallela. Adesso invece andremo a vederli partendo dalla posizione brachiale della ginnastica, quindi avremo questo tipo di posizione dove la spalla è a livello della mano e che quindi assomiglia molto di più alla transizione che ritroveremo all'anello. Vediamo adesso come condizionare un attimo la posizione brachiale, il primo approccio, e poi vediamo direttamente il Russian Dip dalla posizione brachiale alle parallele. Ok, andiamola a vedere. Perfetto, andiamo con il quinto step. Il quinto step è il muscle up facilitato. Vai Fede, spiegaci. Vediamo due tecniche per riuscire a facilitare il muscle up. Partiamo da quelli in posizione australiana, come abbiamo visto prima, i chin up iniziali subito di condizionamento. Iniziamo ad applicare il muscle up completo su questo tipo di posizione. Poi lo vedremo anche da in ginocchio, aiutandoci con la distensione delle gambe, cercando di calare sempre di più la nostra assistenza delle gambe, chiaramente. Perfetto, andiamo a vedere, poi se ci sono eventuali dubbi o domande ti ricordo che puoi scrivere sotto nei commenti. Andiamo, vai Fede!
Ottimo, Fede ci ha mostrato il muscle up facilitato, adesso Fede chiarisci alcune cose su quello che appunto volevi dirci prima. Allora, intanto vediamo il passaggio corretto della mano in questo esercizio. Deve essere, partiremo col braccio completamente disteso in false grip, cercheremo di trazionare girando la mano verso di noi, andando a supinare il braccio verso di noi, e poi dopo andremo a fare la transizione cercando di mantenere l'anello il più vicino alla spalla possibile. In questo momento, quando avremo finito il chin up, noi continueremo a tirare con il dorsale cercando di portare sul gomito. In questo momento la mano scivola in appoggio e da lì possiamo spingere il nostro dip come abbiamo visto prima agli anelli. Due precisazioni anche su come rendere più difficile l'esercizio. Nel primo esercizio, quello della partenza australiana con i piedi in avanti, dovremo andare ad abbassare l'anello sempre di più per rendere più forte e più alto il carico. Nel secondo esercizio invece cercheremo di alzare l'anello, visto che partiamo dai ginocchi, cercheremo di alzare l'anello cercando di aiutarci sempre di meno con le gambe, di stendere sempre meno, di aiutarci sempre meno con la distensione delle gambe per aiutarci a fare la trazione. Ok, perfetto. Questo chiarissimo, si vede che è un super tecnico anche di ginnastica artistica oltre che di calisthenics. A questo punto andiamo a vedere il muscle up completo. Perfetto, siamo alla fine di questo tutorial sul muscle up agli anelli. Abbiamo visto veramente molto bene, il tutorial è articolato, quindi se hai delle domande, di nuovo ti dico, vai qua sotto, scrivi un commento e se il video ti è piaciuto metti un bel like, un bel pollice in su. A questo punto ti ricordo, se ti interessa anche il muscle up alla sbarra, vai qua sopra o qua sotto in descrizione, troverai appunto il link per vedere questo tutorial. Oppure con Fede ne abbiamo fatti altri molto bene, sia sul front lever, sulla human flag e sulla verticale. Quindi vedi appunto gli altri tutorial che ti interessano e a questo punto ti lascio il contatto di Fede. Vai Fede! Mi trovate qui alla Body 2000 o all'Alpha Gym. I miei contatti sono Federico Fignagnani su Instagram o su Facebook. E scrivetemi per ogni dubbio che avete su questo video, sui video che abbiamo fatto in precedenza. Esatto, ti lascio tutti i contatti di Fede comunque qua sotto in descrizione. Fede, ti ricordo che è di Ravenna, la palestra Body 2000 è a Ravenna, mentre l'Alpha Gym è ad Alfonsina. Perfetto, quindi speriamo di esserti stati utili, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao da Mattia. Ciao da Federico.